adesso farò zio corti perché devo tornare a ecco che ne posso fare. No, ma dai, qua domenica è un po'. Lei è una delle poche fortunate che potrà entrare oggi in chiesa. Quando è che è riuscita a recuperare questi biglietti? Io ho visto su internet che c'era questa possibilità, ho prenotato attraverso il telefono e oggi sono venuta a ritirarli perché noi veniamo dal Lago Maggiore. Lei lo vedrà in 3D, che cosa si aspetta da questa proiezione? Beh, quello avrebbe avuto un po' di imbarazzo, lui essendo così di origine povere, però sarebbe stato contento, perché è buono sì, ma molto di carattere, forte. Credo alle 9. Chi ha il biglietto al posto, tranquilli. Quando venne aperta al pubblico nel 1512. Si vede la profondità dell'immagine, quindi dà più lo spessore e la bellezza, quasi come se fossimo anche noi a Roma in questo istante preciso. Ma era talmente semplice che non si meravigliava neanche delle cose nuove, perché era molto aperto, anzi, sì, capace anche di vedere oltre. Gli sarebbero piaciuti gli occhialini? Credo proprio di sì. Dichiariamo e definiamo santi beati Giovanni XXIII e Giovanni Paolo II. E li iscriviamo nell'albo dei santi e stabiliamo che in tutta la Chiesa essi siano devotamente onorati tra i santi. Il tuo esempio è stimolo e incoraggiante per tutti noi e siamo anche.